nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 30.960 punti. Al contrario, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Ribasso per Tokyo, inflessione dello 0,96%, termina le contrattazioni a 28.546,2 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,52%, terminando a 15.710,2 punti. In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,70%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale più 0,58%, piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,51%. Apprezzabile rialzo, più 0,99%, a Milano per il comparto immobiliare. Seduta positiva per Brioschi, che avanza bene dell'1,79%. Pubblicati in Regno Unito il dato sul tasso di disoccupazione, pari a 5%, e il dato sulle richieste del sussidio di disoccupazione, che si attesta su 7.000 unità. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla fiducia consumatori degli Stati Uniti. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli ordini beni durevoli,